ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Per chi se lo stesse chiedendo, forse non si nota, però sì, ho tagliato un sacco i capelli, anche se magari non importava a nessuno. Ma non vedevo l'ora di girare questo video. Ho acquistato questo calendario dell'avvento ieri, e in realtà è il mio primo calendario dell'avvento, quindi sono un po' emozionata. Con lo sfondo ancora autunnale scarteremo un calendario dell'avvento, ma ok. Il calendario in questione è questo qui di Douglas, che è veramente carinissimo. C'era sia il rosa che il rosso, ma ovviamente cosa più rosso del Natale. Questo qui è un calendario da 24 caselle con make-up, accessori, skincare, dal costo di 29,99€. E se sei finito in questo video vuol dire che ti interessa un po' sapere cosa troveremo all'interno. Allora, innanzitutto è uno di quei calendari ovviamente low cost, però con 24 caselle, quindi secondo me sarà carino. Ed è uno di quelli col packaging che poi comunque si getta via perché è in cartone. Si presenta così, bellissimo, con tutti i riflessi oro, e i disegnini, dai, sono carinissimi, si sono impegnati. A livello di calendari di Douglas c'era questo che è il più economico, un altro per tipo 34€, e quello Luxury che costava un po' di più, tipo sui 50, ma volevo provare con qualcosa di basic, alla portata di tutti, ottimo anche come regalo di Natale secondo me, che comunque è una cifra abbastanza abbordabile, e per 24 caselle secondo me, mi sono fatto un piccolo spoilerino lì guardando, potrebbe valerne la pena. Quindi se siete pronti direi di cominciare. Sappiate che io impazzirò perché non vedo i numeri, cioè sono troppo confusi col disegno, ma ho trovato la casella numero 1, che dovrebbe essere lei. Già mi sembra qualcosa di carino. Ovviamente se non volete avere spoiler guardate direttamente la fine del video con le mie opinioni finali. Mi sento un po' The Lady, la calendar queen, ma mi sa che ancora quest'anno questo calendario non l'ha scartato. Direi che iniziamo col botto. Wow! A livello di packaging sono i classici di Douglas, quindi come natalizio abbiamo probabilmente solo l'esterno. Questo qua è Nude Shine e credo sia un gloss, anche se non è scritto da nessuna parte. Ma come casella numero 1 vi devo dire carina. Cioè praticamente al di là di quello che troveremo, per 24 caselle 29€, cioè pagate più di poco più di un euro a prodotto, già secondo me a prescindere top, bellissimo. Vi lascio qui ovviamente gli swatch. Ah, ok, è un gloss di quelli leggermente coprenti che ha un leggero riflesso luminoso, è una perla davvero davvero piccola. Questo è qui il colore, è bellissimo perché sembra tipo un caramello un po' rosato. Il numero 2 l'avevo già visto e so che è qui. Ha una forma un po' strana, penso sia tipo un ombretto singolo. No, ok. Primo accessorio. Dai, dai. Accessorio carino. Se troviamo anche della skincare, secondo me ci sta. Spero non ci siano troppi accessori inutili, però scrunchy secondo me ci sta. Perché comunque se troveremo anche della skincare, di quando faccio skincare o comunque lavo il viso, necessito di qualcosa per legare i capelli, quindi ok. Intravedo anche la numero 3. Ok, nella numero 3 abbiamo trovato la Radiance Face Mask. Non ho mai provato questi prodotti di Douglas. È da lasciare in posa 3 minuti ed è una maschera con effetto illuminante. Va, ci piace, comunque non è il classico prodotto tipo in campioncino, comunque è una maschera bella sostanziosa, mi piace. Nel frattempo qui è arrivata la piccola aiutante di Babbo Natale. Amore! Direi di fare una combo, quindi apro 4 e 5 insieme. Non mi hanno entusiasmato parecchio, però devo dire, nella semplicità utili e carini. Sono questo cuoricino che è tenerissimo, credo sia proprio una spugna di quelle che bagnate si gonfia per pulire il viso, o anche potrebbe essere pensata proprio collegata alla maschera perché le abbiamo trovate una di seguito all'altra. Lo trovo carino, una cosa insolita, un accessorio però ci sta. E questo smalto,
perché per chi farà il gel è un po' inutile, io faccio un po' a periodi, ma devo ammettere che il colore è super in trend con il 2022 perché è un bellissimo lilla. Andiamo con la seconda forma allungata, che potrebbe essere tipo un prodotto labbra o un mini mascara. Raga, bello. Questo me l'aspettavo anche in una casella un po' più avanti, ma bello. Il colore in realtà è molto particolare perché non è un rosso banale, ma ha una punta tipo un po' fragola. Vediamo se mi sbaglio o meno. Questo qui è un red matte, quindi dovrebbe essere proprio un rossetto liquido che si va ad asciugare in maniera opaca. Ninni, che fai? Giù? Sapevo che sarebbe successo. Ne approfitto di questa interruzione per dirvi che se siete nuovi nel canale e vi faccio giusto un po' di simpatia o comunque volete supportarmi per arrivare a 2000 iscritti qui su YouTube, potete iscrivervi, lasciare un like, un commento o quello che vi pare. Ricollegandoci allo swatch, il colore è molto bello, vediamo se appunto diventerà opaco in transfer. Devo dire che per il momento abbiamo fuori un bel bottino. Andiamo con la 7, che ha una forma familiare, quindi immagino già. Non immaginavo in realtà. Si tratta di uno specchietto da riflesso di un rosso stupendo, che è di quelli senza la chiusura. Quindi c'è chi li ama, c'è chi li odia. Io dico che sono pur sempre utili in borsetta. Ovviamente è già un pochino pieno di ditate, però devo ammettere che è molto grazioso, super natalizio. Andiamo con la 8, che ha una forma particolare. Questa qui secondo me è una matita on eyeliner. Abbiamo una classica eye pencil nera. Il tratto è abbastanza morbido, sembra anche che si sfumi abbastanza bene. Vediamo anche qui se si setterà oppure tenderà a sbavarsi. Adesso vorrei fare 8, 9 e dopo 10. Non vedo la 8. Raga, quanto è complicato fare questa cosa. Perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No! Devo aprire la 9 e la 10. La 9 non l'ho capita, ma apro anche la 10. Continuo a non capire la 9, quindi non c'è spiegazione da nessuna parte. Ma praticamente è una sorta di contenitore di plastica, di quelli tipo lucide labbra, lucide labbra di una volta, vuoto, non lo so, magari forse per mettere il profumo, spruzzato il profumo qui dentro ed è tipo da viaggio, può essere, mi sembra una cosa intelligente. Sì, credo sia proprio un contenitore da profumo da viaggio. Carino, mai visto finora nessun calendario. Sicuramente utile se mi mettevi già anche il profumo dentro, lo apprezzavo di più onestamente. Sì, decisamente. Mentre al numero 10, che è il giorno del mio compleanno, abbiamo trovato una lozione per le mani con aloe vera e burro di karité. Una mini size di 30 ml che devo dire, anche qui siamo sempre sul lilla, sul rosa. Quindi forse è un po' questo il mood del calendario, essendo anche l'altro col pack rosa, magari hanno fatto un po' un misto. Andiamo con la casella numero 11. Questa secondo me poteva essere evitabile, una di quelle classiche lime per le unghie, un po' no sense, di quelle che grattano pure poco secondo me. 12. Avendo trovato prima il colore lilla, adesso abbiamo un top coat 2 in 1. Ok. E secondo me, vi dirò, ce ne sarà anche un altro. Ma andiamo avanti subito facendo 13, 14 e 15. Ta ta ta. Anzi no, la 15 sembra troppo carina. 13, 14, se le trovo. Abbiamo trovato una face mask, in questo caso detox. Simile alla prima, quindi una maschera monouso, questa da tenere in posa 5 minuti. Ed è detox perché all'interno ha proprio bentonite, centella asiatica, carbone, vitamine, insomma, quindi astringente. E questo qua che in realtà è un'idea carinissima, spero che troveremo anche una cipria, perché è proprio il puff. Quello lì, insomma, per applicare la cipria
per bene qui all'angolo interno, bordi del naso. Questa non ce l'avevo, quindi top. E adesso andiamo con la 15, che ha una forma più grande. Oulala! No, ok. Pensavo fosse la cipria. In realtà no. Ok, però pur sempre utile, perché sono i foglietti a sorbisebo. Non è la prima volta che quest'anno li vedo nel calendario dell'avvento, sicuramente molto utile se avete la pelle mista o grassa o comunque per i ritocchini durante la giornata. Sono come dei fogli cipriati che vanno tamponati sopra il make up per rimuovere l'effetto un po' più lucido dal fondotinta. Casella un po' più grande, però insomma mi aspettavo più su cosa. Andiamo quindi con la 16. Questa mini size è tenerissima, sono sempre 30 ml di acqua micellare con il 95% di ingredienti naturali, dermatologicamente testata, eccetera eccetera. Ok, sarebbe potuto essere tipo un 50 ml, però anche così ce la facciamo andare bene. Per il viaggio sicuramente molto utile. Vi volevo far vedere le situazioni attuali del calendario che si sta un po' ammaccando. Ma andiamo con la 17, che è una di quelle più grandi, vedo. Perché alla fine la 24 non è poi tanto grande. Quindi chissà che la 17 magari ci riservi delle sorprese. Sono delusa. Sono delusa perché gli altri accessori fino adesso hanno avuto un senso. Ma questa non ce l'ha proprio, è perché sono tutti prodotti skincare, ok, quindi viso, make-up, ma in che senso la spugna? Per carità, è carinissima, io ce l'ho simile nel bagno, un po' più grande, però non trovo il collegamento con gli altri prodotti. Ma ok, non ci facciamo abbattere, ne andiamo avanti. Andiamo avanti con la 18, che spero sia l'ultima face mask. Perché abbiamo trovato la terza face mask, in questo caso idratante, sempre qui, tenere in posa 5 minuti con all'interno ingredienti idratanti ed emollienti. È arrivata Ninni ad aiutarmi ad aprire le caselle. Ninni! Casella numero 19. Ok, questa sicuramente più in tema. Beauty blender rossa, quindi anche super azzeccata con i colori. Sembra molto morbida, carina. Questa ha senso, spugnetta per il make-up e non spugnetta per la doccia. Mancano le ultime caselle. Allora, finora il riscontro, secondo me, è positivo. Alcuni accessori potevano essere leggermente più azzeccati, ma andiamo con la prima casella con due cifre, che nel mio calendario si sono portati via. Dov'è? Ok. Trovata. Andiamo quindi con la 20, sembra tipo simile ad una cosa che abbiamo già provato. Dicevo, sembra simile perché ha lo stesso packaging dell'acqua micellare, ma si tratta invece di un tonico. Anche qui 98% degli ingredienti naturali per tutti i tipi di pelle. Simpatico, ci sta, non mi ispira tantissimo perché sembra un prodotto molto generico. Casella numero 21. Raga, cioè questo probabilmente piace a Ninni come gioco, però non lo capisco. A parte che non sono proprio sicura di cosa sia, e credo sia una di quelle cose per togliere tipo la pelle morta sui piedi, cioè ditemelo voi perché non ho idea. Di sicuro questa cosa non si spalma sul viso perché è durissima, è tipo pietra pomice, quindi penso che serva per i piedi. È un po' come la spugnetta della doccia. Potevamo farne sicuramente a meno, potevi mettermi qualcosa più inerente alla skincare. La 22 è un po' piccola, ho paura perché ci stiamo avvicinando al 24, ma andiamo. Diciamo che facevo un po' bene ad aver paura perché abbiamo trovato una piccola pinzetta da borsa. Colore bellissimo, in realtà siamo allo specchio, ci sta, cioè questi qua li mettete in borsa, li avete sempre con voi per un ritocchino veloce, quindi potrei anche dire che va bene, sicuramente l'apprezzo di più di questa, senza ombra di dubbio. Raga, le ultime due caselle, la 23 già si capisce, era leggera all'inizio e io so cos'è.
Oh, almeno. Come vi dicevo, avevo già capito un altro smalto, quindi abbiamo accumulato una bella trilogia di smalti. Questo colore, devo ammettere che è veramente, veramente bellissimo. Tipo un rosso vinaccia con una nota di viola. La mia comfort zone. Il numero è 290 e credo sia un bordeaux, un prugna bellissimo. Quindi ok, in totale 3 smalti, va bene. Me l'aspettavo, ma ci sta perché è rosso, quindi ok, ci piace. Raga, manca l'ultima casella. Fatemelo un attimo rivedere, ok. Penso di essermi fatto un'idea. La casella in questione è questa qui. Vediamo. Ok, mi immaginavo mascara in full size al 24 dicembre. Ci sta, ragazzi. È un mascara con effetto volume. Vediamo un po' lo scovolino. Ok, classicissimo mascara con scovolino in setole, molto nero. Come 24 va bene la full size, va bene il mascara. Non abbiamo trovato in realtà nulla make up come primer, illuminanti, che sono comunque quelle cose che trovi spesso perché vanno bene anche su vari incarnati. Però, raga, ricordiamoci del prezzo. 29 euro per 24 caselle. Quindi, traiamo un po' delle conclusioni finali. Se vi va di acquistare un calendario da regalare, perché il prezzo comunque è 29,90€, meno di 30 euro, e devo dire che è abbastanza abbordabile e accessibile, per 24 caselle, sottolineo, perché molti di quelli low cost magari hanno 12 caselle, con sia prodotti skincare, sia makeup, sia accessori vari, come abbiamo visto, è un ottimo calendario. Abbiamo trovato anche skincare, maschere, quindi secondo me è abbastanza bilanciato, non mi vanno giù proprio due accessori che abbiamo trovato, per il resto secondo me è davvero ottimo per il prezzo che ha. Io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video, spero tanto che questo calendario vi sia piaciuto, io alla fine lo promuovo. Ragazzi, perché per 30 euro comunque ho un bel bottino e tanti prodotti da poter provare, quindi devo dire che mi è piaciuto tanto. Spero anche a voi, se così fosse vi ricordo che potete iscrivervi al canale, potete lasciare like, commentare, fatemi un po' sapere cosa ne pensate. Io vi mando un bacione gigante, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!